Un cordiale saluto dalla redazione del TG6, benvenuti a questa prima edizione che apriamo parlando della crisi delle ultime ore tra Russia e Ucraina, perché le operazioni militari di invasione della Russia sul territorio ucraino stanno tenendo in apprensione il mondo. Dure le reazioni del mondo occidentale, anche in Abruzzo molti cittadini di origine ucraina sono in ansia per parenti e amici in patria. Per questo domenica pomeriggio è prevista una manifestazione in piazza Sacro Cuore, proprio a Pescara, per sensibilizzare gli abruzzesi. Jacopo Forcella. L'invasione russa dell'Ucraina è iniziata alle 4 del mattino, ora italiana. L'operazione militare speciale annunciata da Vladimir Putin in un discorso in TV ha per il presidente russo l'obiettivo di demilitarizzare ma non occupare l'Ucraina, aggiungendo che intende denazificare il paese. Ha anche lanciato un monito: chiunque provi a interferire o a minacciarci deve sapere che la nostra risposta sarà immediata e porterà conseguenze mai sperimentate nella storia. L'attacco militare della Russia sta riguardando diverse città. Lancio di missili e colpi di mortaio sono avvenuti in tutto il paese, con esplosioni anche nella capitale Kiev. Centinaia le vittime nelle varie zone dell'Ucraina, stando a quanto riportato dalla CNN. In un consiglio straordinario, l'Alleanza Atlantica ha annunciato l'intenzione di inviare forze di terra, aria e mare nei territori ai confini orientali della NATO, vicino a Ucraina e Russia. I leader europei e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi hanno condannato l'attacco e annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca. Un attacco della Russia all'Ucraina che il presidente della regione Abruzzo ha definito inaccettabile. Sono vicino alla popolazione ucraina, ha scritto Marsiglio in un post social, duramente provata in queste ore terribili a fianco dell'Europa e della comunità internazionale. Auspico la cessazione immediata di questa folle guerra e il rispetto del diritto internazionale. Preoccupazione per figli e parenti rimasti in patria. Anche a Pescara, dove lavorano come badanti numerose ucraine, si vivono con grande trepidazione e paura queste ore con i venti di guerra che continuano a soffiare. Nel capoluogo Adriatico, piazza Sacro Cuore, il ritrovo di numerose ucraine badanti che si incontrano tra loro nelle mezze giornate libere dal lavoro. Peraltro è stata organizzata per domenica pomeriggio alle 14:30, sempre in piazza Sacro Cuore, una manifestazione per sensibilizzare i tanti cittadini pescaresi e abruzzesi. Solo nella città di Pescara, secondo un recente censimento, sono circa 300 le ucraine che sono domiciliate e lavorano in città. Ed il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, in apertura della seduta dell'Assemblea legislativa del 24 febbraio 2022, ha espresso la solidarietà dell'Aula nei confronti di cittadini ucraini che lavorano in Abruzzo e in Italia. Lo ascoltiamo in questo breve passaggio. Colleghi, diamo inizio alla seduta. Permettetemi, credo di poterlo fare a nome di tutto il Consiglio regionale, di esprimere i più profondi sensi di solidarietà per i tanti cittadini, uomini e donne ucraini che lavorano nella nostra nazione, soprattutto nella nostra regione, in molti casi mallevando problemi familiari, diventando parte delle nostre famiglie che in questo momento saranno, immagino, particolarmente in ansia per i loro cari, per i loro beni, per la loro nazione, dopo quanto accaduto questa mattina nelle prime ore dell'alba, nella speranza che possano prevalere ancora le ragioni del buonsenso e della mediazione. Voltiamo pagina ed ora parliamo di Covid, perché sono 21.900 le dosi di vaccino Novavax che arriveranno nei prossimi giorni in Abruzzo. Si tratta della prima fornitura in base al piano di ripartizione stabilito dalla struttura commissariale nazionale. Lo comunica l'assessorato alla salute. Alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila saranno assegnate 5.000 dosi, a quella di Lanciano Vastocchieti 6.400, alla ASL di Pescara 5.300, alla ASL di Teramo 5.200 dosi. La data di consegna dei vaccini non è stata ancora formalizzata dalla struttura, ma dovrebbe coincidere con la fine del mese e sarà tempestivamente comunicata ai cittadini. Per le somministrazioni ogni ASL potrà adottare il proprio modello organizzativo. L'indicazione generale è comunque quella di procedere all'accesso libero senza prenotazione, in quanto tutte le aziende avranno a disposizione un quantitativo adeguato di Novavax. Intanto, dal 1 marzo prossimo, i circa 21.000 cittadini abruzzesi individuati come soggetti fragili in base alle indicazioni della circolare ministeriale dello scorso ottobre potranno volontariamente chiedere la somministrazione della quarta dose della vaccinazione anti-Covid. Anche in questo caso l'accesso agli hub sarà libero e senza necessità di prenotazione. È sufficiente che siano trascorsi però 4 mesi dalla somministrazione della terza dose.
Ed a proposito di vaccini, c'è testimonianza che nella storia già dal 700 c'erano i favorevoli e i contrari ai vaccini. La notizia è stata desunta dagli studi del giornalista Luciano Di Tizio, che l'ha rintracciata in una pubblicazione di eccezionale valore storico, il primo periodico pubblicato in Abruzzo, fondato nel 1792 a Teramo da un gruppo di intellettuali. Ce ne parla Selenia Secondi. Giornali, vaccini ed altre storie, già in un documento del 1700 c'era la dualità tra chi credeva nei vaccini e chi no. Cosa ne pensa invece oggi Luciano Di Tizio, che ha riscoperto questo testo, che lo ha studiato? Allora, intanto parliamo di un giornale del 1792 che si chiamava Commercio Scientifico d'Europa col Regno delle Due Sicilie, un giornale scientifico di altissimo livello con collaboratori importanti. In questo giornale del 1792 c'è un articolo in cui, anonimo, ma probabilmente scritto dal direttore della rivista, che era Vincenzo Comi, nel quale si dice: possibile che quest'anno, nonostante i 300 bambini immunizzati, nessuno è morto per il vaiolo, e c'è qualcuno che per stolta bestialità o per ragioni che non si comprendono rifiuta questa pratica salutare che potrebbe salvare le vite? Nel 1792, prima ancora che Jenner inventasse con i suoi studi il vaccino bovino, che è quello poi praticato adesso per il vaiolo, che è infinitamente più sicuro, con mortalità quasi insignificanti. E le polemiche erano le stesse dei Novax dell'epoca e dei Novax di oggi, le stesse cose: mancava soltanto il microchip, perché allora non l'avevano ancora inventato. Ma tranne quello, diciamo tutte le stesse cose, le stesse obiezioni contro i vaccini, che pure salvano le vite. Un documento importante anche perché portava le firme di molti personaggi autorevoli del tempo. Sì, questo giornale è un giornale che è uscito per un solo anno a Teramo, che ha pubblicato per esempio articoli anche del nonno di Darwin, Erasmus Darwin, che era uno scienziato valente, ha pubblicato articoli di Galvani, articoli di altissimo livello, di personaggi che hanno fatto la storia della scienza. Commercio Scientifico d'Europa col Regno delle Due Sicilie, perché allora, edito a Teramo, allora gli abruzzesi non erano sicuramente legati a un aspetto provinciale, non erano provincialisti, erano proiettati verso il mondo. Forse è una cosa che dovremmo riscoprire anche oggi. La pagina sindacale: si prevedono disagi per i pendolari della nostra regione a causa dello sciopero di 24 ore degli autoferrotramviari. La causa? Il mancato rinnovo del contratto collettivo del lavoro scaduto a dicembre 2017. Saranno comunque attivate le fasce di garanzia. Paolo Renzetti. Giornata nera domani nel paese, ovviamente anche nella nostra regione, per lo sciopero nazionale di 24 ore nel settore dei trasporti. Gli autoferrotranvieri incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo del contratto, ma anche risposte certe sul futuro occupazionale. È una protesta più che legittima, tenuto conto che i lavoratori del settore sono in attesa del rinnovo del contratto dal 31 dicembre del 2017. Quindi sono ben 5 anni, che è una categoria che tra l'altro ha avuto un ruolo determinante nel periodo del lockdown, vede negarsi un diritto sacrosanto. In Abruzzo prosegue anche sul fronte dei concorsi e delle nuove assunzioni il braccio di ferro tra le varie sigle sindacali e i vertici della tua società unica di trasporto locale. Proprio questo è il punto, la tua rappresenta un po' la problematica a livello regionale di quanto noi sosteniamo a livello nazionale. Non si può pensare di creare una nuova povertà nei lavoratori di questo settore. Essere assunti anche con contratti a tempo indeterminato, ma avere un salario di poco superiore ai 1000 euro, significa creare un lavoro precario sia in termini economici che in termini di normative e di diritti di questi lavoratori. Voi continuate comunque il colloquio con l'azienda? Noi siamo sempre disposti al dialogo, sempre che qualcuno sia intenzionato e abbia voglia di ascoltarci. Il 31 marzo terminerà l'emergenza nazionale. Che cosa potrà accadere sul fronte dei trasporti sotto questo punto di vista? Allora, innanzitutto noi auspichiamo una ripresa appunto sia del trasporto pubblico locale, ma anche di tutte quelle attività di trasporto private, penso ai noleggi che hanno sofferto tantissimo in questo periodo. Anche lì c'è tutto un mondo che va tutelato e salvaguardato, quindi l'auspicio è che attraverso i trasporti il paese e la nostra regione riparta. Ed a proposito di trasporti, torniamo ad occuparci del raddoppio ferroviario. Dopo il comitato dei sindaci è stata costituita a Chieti la commissione consiliare che valuterà il progetto di rete ferroviaria italiana alla luce delle istanze dei comuni interessati. Vediamo.
Si è riunita di nuovo questa mattina, all'indomani della sua costituzione, la commissione consiliare a Chieti, nata per studiare il progetto che punta alla velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma e ridurre allo stesso tempo i disagi per il territorio. A presiedere la commissione, la cui nascita era stata annunciata lo scorso 31 gennaio nel corso del Consiglio Comunale Straordinario, c'è Vincenzo Ginefra, il capogruppo della lista civica Chieti C'è, mentre alla vicepresidenza Roberto Miscia, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Il lavoro della Commissione si focalizzerà, come già annunciato più volte, su un'alternativa da trovare da contrapporre al progetto di RFI, e cioè la delocalizzazione del doppio binario sulla ferrovia già esistente dell'interporto Val Pescara di Manoppello. Dal canto suo, Ginefra ribadisce la necessità per la Commissione di creare un collegamento tra le iniziative di RFI e le esigenze dei comuni, in modo da non impattare sul territorio. Attraverso l'ascolto dei comitati e il dialogo con i comuni interessati si cercherà di trovare soluzioni che siano condivise da tutti nel dibattito pubblico che si terrà a metà marzo. Questa mattina intanto si è aggiunto un altro tassello programmatico, è stato stilato un cronoprogramma e sono stati esaminati i documenti in possesso della neonata commissione, passaggio propedeutico al confronto che ci sarà con la commissione urbanistica del comune di Chieti per elaborare una proposta da portare in consiglio comunale quanto prima. Prossima convocazione per la commissione sarà martedì 1 marzo, quando si riunirà di nuovo per valutare le tavole progettuali da discutere e le proposte migliorative da apportare nel rispetto delle esigenze dei territori. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché è stato firmato il protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, ANCI, Abruzzo e UNCEM. Due distinti documenti riguardano attività di collaborazione in materia di protezione civile. Vediamo. Una regione fragile dal punto di vista della conformazione geografica come l'Abruzzo, che in passato ha pagato il duro scotto delle negligenze di istituzioni non solo, da alcuni anni sta cercando, grazie all'encomiabile lavoro dei volontari di protezione civile, di mettere in campo servizi di prevenzione. Anche per questo la protezione civile regionale, con un protocollo d'intesa firmato con ANCE e UNCEM, ha deciso di rafforzare le cooperazioni con amministrazioni ed enti diversi chiamati a interagire tra di loro in caso di interventi. L'accordo riguarda inoltre l'organizzazione di iniziative volte alla prevenzione dei rischi, all'identificazione degli scenari di pericolosità e alla pianificazione del territorio ai fini di protezione civile. Nello specifico, ANCI, punto di riferimento organizzativo dei comuni abruzzesi, si impegna ad intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano tematiche di protezione civile o si attuino politiche di sicurezza dei cittadini. Per questo l'impegno è quello di diffondere sul territorio strumenti in grado di razionalizzare l'impegno delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di protezione civile, intervenendo su fondazioni bancarie, istituzioni locali e regionali nell'individuare risorse per la formazione di eventuali progettualità territoriali. Considerato che il territorio regionale si sviluppa in larga parte su ambiti montani che richiedono l'attuazione di specifici strumenti atti a garantire efficaci interventi di protezione civile, l'accordo con UNCEM impegna la stessa Unione a svolgere azioni di tutela del presidio abitativo nei territori montani, come un obiettivo ineludibile per la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente naturale. In questo protocollo parleremo di formazione dei funzionari, parleremo di valorizzazione e promozione del volontariato di protezione civile, parleremo anche di strutture e strumenti per affrontare il coordinamento delle eventuali emergenze sul territorio. Il protocollo con UNCEM rappresenta un dettaglio ovviamente di attenzione in più alle condizioni, particolari condizioni dei piccoli comuni montani, proprio in virtù delle loro peculiarità e delle loro fragilità, diciamo così, negli aspetti di protezione civile e di risposta alla collettività. Il Comune di Teramo assumerà 10 tra educatori e educatrici per potenziare la gestione pubblica dei micronidi della città. Le ultime assunzioni in questo settore risalgono agli anni 80. L'amministrazione comunale si propone di tornare a gestire direttamente le 6 strutture del territorio. Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo bandisce uno dei concorsi più grandi del centro Italia. Saranno assunti 10 tra educatori e educatrici per
favorire la progressiva gestione interamente pubblica dei 6 micronidi della città. Le ultime assunzioni nel settore risalgono agli anni 80. Ad oggi l'amministrazione comunale di Teramo gestisce direttamente 3 di queste strutture e le più importanti: il nido di Via Diaz, quello di San Nicolò e da qualche tempo anche il nido Pinocchio alla Gammarana, da sempre fiore all'occhiello del sistema educativo cittadino rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. Siamo stati i primi da 40 anni a questa parte a mettere in campo un concorso, anzi un maxi concorso per l'assunzione di educatrici, perché abbiamo denunciato sin da subito che era la carenza organica la problematica più importante da dover affrontare. Oggi diamo concretezza a quella programmazione, quel concorso è in via di conclusione, nelle prossime settimane uscirà la graduatoria definitiva, attingeremo il personale, faremo le valutazioni del caso. Contestualmente abbiamo promosso una rete e la costituzione di un coordinamento cittadino, siamo arrivati alla sottoscrizione da parte di tutti gli enti privati dello stesso percorso pedagogico delle strutture pubbliche, quindi, come giustamente ricordava il sindaco, andiamo verso la pubblicizzazione del privato e quindi una rete integrata che ci consentirà di innalzare la qualità e di coinvolgere sempre più famiglie. Tra gli obiettivi più immediati dell'amministrazione comunale di Teramo c'è quello di dare uniformità didattica a tutti e 6 i nidi della città, anche a quelli che per il momento restano a gestione privata. È prevista infatti una convenzione con il comune che stabilirà uguali parametri per ogni scuola. Si ritorna dunque alla gestione diretta. Si sta attuando il piano che abbiamo programmato con grande chiarezza e grazie ad una pianificazione che ci consente appunto di riassumere educatrici e educatori attraverso il concorso. Di fatto torna un nido nella gestione pubblica diretta, il nido Pinocchio, il nido Anna Ferrante. Questo è un grandissimo risultato, c'è un'inversione di tendenza importante. Teramo diventa un modello, un laboratorio per tutti gli altri comuni, per i nidi, ma io direi per lo 06, grazie al lavoro che è stato fatto nel corso di questi anni. E come ho detto qualche tempo fa, quando è stato avviato questo piano, noi non stiamo privatizzando nulla, tutt'altro, stiamo pubblicizzando tutti i nidi, anche i nidi privati, attraverso una convenzione appunto che consente di innalzare lo standard di qualità sulla base della gestione pubblica. È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura dei comparti 3 e 4 della riserva d'Annunziana, che riapriranno alla cittadinanza sabato 5 marzo dopo il grosso incendio che colpì l'intera area di agosto scorso. Intanto è partito un monitoraggio bimestrale grazie ad un accordo con l'Università dell'Aquila per il comparto 5, che ha subito i maggiori danni e che resterà ancora chiuso il servizio. Assessore, è iniziato il conto alla rovescia, lo possiamo dire, il 5 marzo riapriranno i comparti 3 e 4 della riserva d'Annunziana. Una bella notizia dopo quanto accaduto il 1 agosto scorso. Ormai sono trascorsi 7-8 mesi, quindi abbiamo lavorato per rimettere in sicurezza i comparti 3 e 4 e sabato 5 marzo faremo l'inaugurazione, riapriremo la pineta, il comparto 3 e 4. Sarà una bella giornata, avete chiamato associazioni, ci saranno i ragazzi delle scuole? Ci saranno dei ragazzi delle scuole che stanno vicino alla pineta, del comprensivo 6 e del comprensivo 2, più ci saranno varie associazioni, perché ci teniamo in modo particolare a rimettere a disposizione la pineta, il laghetto, i percorsi per correre, i giochi, tutto ciò che è stato messo in sicurezza ed è tutto in ordine e ben sistemato. Stiamo lavorando anche con l'aiuto dell'Università dell'Aquila e con l'aiuto degli esperti che il sindaco ha indicato come commissione, per mettere in sicurezza e pulire anche il comparto 5. Cominceremo la pulizia nel giro di 15 giorni, abbiamo già approvato la delibera, quindi cominceremo a mettere in ordine e in pulizia il comparto 5 e poi ci vorrà del tempo. Torniamo a Teramo, perché grazie all'app Scopri Teramo è possibile passeggiare per la città ed avere informazioni in tempo reale sui siti di interesse storico. Questa applicazione fa un passo in avanti grazie agli studenti del liceo linguistico Mille di Teramo, che tradurranno in 4 lingue straniere tutti i testi dell'app. Vediamo.
Scopri Teramo è un'app intelligente ideata da un giovane ricercatore teramano, Matteo Renzi, e adottata dal comune di Teramo. Una volta scaricata, il gioco è fatto. Nell'esatto momento in cui si passa accanto ad un monumento della città, ecco immediato l'arrivo di un messaggio sul proprio cellulare con tutte le notizie e le foto del sito storico. Oggi questa app fa un passo in avanti, tutti i testi saranno tradotti in 4 lingue, il che permetterà il suo utilizzo anche da parte dei turisti stranieri. Il servizio di traduzione sarà fornito dagli studenti del liceo linguistico Milli di Teramo. Oggi in particolare abbiamo parlato a questi ragazzi che si occuperanno della traduzione, ognuno si occuperà di un testo, chiedendo di farlo bene, di occuparsi bene di queste traduzioni e portando l'esempio anche di un altro ragazzo, il nostro, il teramano Matteo Renzi, che ha avuto un'idea per la sua città, l'ha presentata alla Fondazione Ballone, al premio della Fondazione Ballone, ed è stato premiato perché l'idea era effettivamente qualcosa anche di straordinario sotto l'aspetto tecnologico e di innovativo in ambito turistico. Per noi è una risorsa enorme poter tradurre così rapidamente tutti i testi dell'app, perché anche già dallo scorso anno, con la manifestazione di Teramo Natura Indomita e con altre iniziative, abbiamo effettivamente ricevuto tantissimi turisti anche provenienti da fuori nazione, quindi è importante avere questi strumenti tutti in lingua e disponibili per tutti. Ci sono tantissime altre scuole che in qualche modo potranno integrare questa applicazione. Perché? Perché è un'applicazione, è un progetto a lungo termine, lo definirei. Abbiamo acquistato i server per oltre 10 anni, quindi oggi abbiamo un percorso che si chiama Scopri Teramo, ma potremo avere il percorso delle chiese, potremo avere il percorso naturalistico della città di Teramo, potremo avere il percorso della provincia di Teramo e delle frazioni di questo comune, quindi c'è tanto da lavorare e il coinvolgimento delle scuole è necessario davvero. La collaborazione alla crescita dell'app Scopri Teramo da parte degli studenti teramani rappresenta per i ragazzi stessi un accrescimento culturale di notevole importanza, come spiega la preside del liceo Milli, Manuela Divisi. I ragazzi sono una grande risorsa, sono il nostro futuro, sono coloro che poi dovranno fare delle scelte anche per noi, e quindi è giusto sensibilizzarli verso queste tematiche. E da qui è nata proprio l'idea di arricchire quest'app già proposta dal Comune di Teramo, anche per dare la possibilità ai turisti di poterne fruire e di visitare questa bellissima città con molta consapevolezza, con cognizione, e quindi i nostri studenti del liceo linguistico si cimenteranno nella traduzione di questi luoghi di interesse. Poco meno di un mese poi riaprirà al pubblico uno dei centri sportivi storici di Montesilvano. Si tratta del centro Trisi, che con questo restyling si candida a ospitare eventi di caratura nazionale. Non solo, vediamo. Manca poco e poi finalmente tornerà alla luce uno dei centri sportivi più importanti della città di Montesilvano. È davvero il caso di dirlo, finalmente ci siamo. 20 giorni e restituiamo alla città un centro riqualificato, un centro potenziato da un punto di vista sportivo, e un centro per il quale ci siamo presi qualche tempo in più, perché al di là del programma che era stato già in qualche modo fissato, abbiamo ragionato una serie di migliorie, una serie di interventi che renderanno questo centro ancora più, come dicevo prima, ancora più attrattivo. È un centro ereditato dal dottor Trisi e merita, non soltanto per la sua ovviamente vocazione, ma anche per ringraziare, insomma, chi ha voluto devolvere un centro così importante alla città, ha avuto quello che meritava. Alcune modifiche apportate in corso d'opera permetteranno al centro di essere più funzionale. Sono stati realizzati 4 campi in terra battuta e questo è stato fondamentale per la candidatura della stessa Montesilvano ad ospitare campionati ATP e ATF, mentre con un finanziamento appena ricevuto di 750.000 euro sarà realizzato un campo centrale sempre in terra battuta corredato di tribune. Sul campo 3 invece prenderà vita una sorta di palazzetto in vista dei campionati europei di futsal per non udenti di scena nel prossimo mese di ottobre. Dunque un passo fondamentale verso una destagionalizzazione delle attività in città. Stiamo cercando di destagionalizzare l'offerta turistica anche mediante la proposta di eventi sportivi, e quest'anno ne avremo tantissimi a partire già da aprile fino alla fine di ottobre, quindi stiamo lavorando in quest'ottica, e questo centro nuovo e rinnovato ci darà sicuramente una grossa mano in tal senso.
Questo servizio introduce la nostra pagina dello sport che apriamo con il calcio, una serata quasi perfetta per il Pescara che al Benelli di Pesaro vince con un gol nel primo e uno nel secondo tempo. Sono Cernigoi e Zappella gli autori delle reti che consentono alla squadra di Auteri di tornare ad un successo che mancava da tre turni di campionato e guardare con maggiore fiducia al posticipo di lunedì sera in casa della capolista Modena. Vediamo il servizio. Con il più classico dei risultati, il Pescara espugna il Tonino Benelli di Pesaro tornando al successo dopo tre turni. Vittoria limpida e mai in discussione per Sorrentino e compagni che hanno risposto nel modo migliore alle critiche dopo il pareggio di Fermo. Auteri senza Ferrari squalificato e Giambome, Musciai e Delle Monache infortunati si affida ancora a Cernigoi come terminale offensivo e sarà premiato dalla prestazione dell'ex attaccante del Seregno. La Vispesaro senza gli squalificati Cusumano, Quadro e Gucci gioca con il 3-5-2. Alla Benelli si gioca di fronte a 900 spettatori, fra cui un centinaio di supporters pescaresi. Alla quinto minuto subito un pericolo per i biancazzurri con la traversa colpita dall'attaccante di casa Cannavò. Aggressiva la squadra di Banchini nei primi minuti con il pressing a tutto campo. All'ottavo parità nei legni con il palo di Dursi con un destro a giro davvero bello che avrebbe meritato miglior sorte. Passa qualche secondo su cross da angolo di Pompetti, Cernigoi di testa mette alle spalle di Farroni segnando il gol del vantaggio abruzzese. Prima rete con la maglia del Pescara per l'ex attaccante del Seregno, che viene festeggiato giustamente dai compagni. Gara subito emozionante, Pescara però in palla e vicino al raddoppio al quindicesimo con la traversa colpita dalla distanza da Marco Pompetti. La squadra di Gaetano Teri va alla ricerca del raddoppio con convinzione, lasciando pochi spazi ai padroni di casa. Si gioca a buon ritmo con il direttore di gara che lascia spesso giocare con clemenza per il Pescara che si rivede al 29esimo con un tiro cross insidioso che fa finire la sfera di poco al lato. Bene gli abruzzesi che attaccano senza correre mai seri rischi. Al 39esimo su angolo di Astrologo per la formazione di casa mischia in area abruzzese con il colpo di testa di Saccani che non crea problemi a Sorrentino. Nella ripresa al settimo azione pericolosa dei marchigiani con Lombardi che conclude però centralmente. Al decimo minuto si infortuna Pontisso che viene sostituito da Cancellotti, ma il Pescara è in serata e cinico e al 16esimo Zappella schierato dopo l'uscita di Pontisso come centrocampista avanzato liberato da Clemenza in area 2-0 siglando il raddoppio per i biancazzurri che permette al Delfino di mettere la gara davvero in discesa. Al 21esimo Cannavò per i padroni di casa sugli sviluppi di un corner colpisce di testa verso la porta di Sorrentino che si salva con l'aiuto del palo con i locali che chiedono il gol ma con il direttore di gara che lascia proseguire. Dopo lo scampato pericolo al 22esimo si infortuna anche Veroli nel Pescara che deve lasciare il campo a Drudi. La formazione abruzzese torna al 3-4-3 e con il doppio vantaggio Auteri al 31esimo effettua un triplo cambio lanciando nella mischia Frascatore, Rauti e Blanuta al posto di Clemenza, Cernigoi e Dursi. La partita sembra non avere più storia con Rauti che si guadagna una punizione poco dopo impegnando da 30 metri il portiere della Vis Farroni. Alla 39esimo ci prova Cancellotti incornando il pallone di poco sopra la traversa, poi più nulla con i biancazzurri che portano a casa i tre punti a 5 giorni dal posticipo di lunedì 28 febbraio in casa della nuova capolista solitaria del campionato Modena. E a proposito di Modena, prossimo avversario in campionato del Pescara, ieri successo dei gialloblu di Attilio Tessera al Bonolis di Teramo, biancorossi autori di una ottima prova coronata dal vantaggio lampo di Arrigoni, ai modenesi serve un super tremolada per rimontare e aggiudicare il sorpasso, il servizio. Si può essere felici dopo una sconfitta? No, e nemmeno il Teramo ci mancherebbe. Ma aver lottato ad armi pari col Modena è un successo che non porta punti in classifica ma in autostima, quello sì. Lo stop 1-2, salutato dagli applausi del Bonolis, è un viatico determinante perché tra poche ore è di nuovo campionato e col Grosseto domenica. Beh, lì sarà un'altra storia. La prima mezz'ora del Diavolo è pressoché perfetta, squadra sospinta da un approccio superlativo e che paga subito i dividendi grazie all'intervento in area di Magnino su D'Andrea che manda Arrigoni alla battuta dagli 11 metri. Il capitano non sbaglia, batte Gagno e regala un vantaggio che il Teramo legittimerà quasi fino allo striscione del traguardo del primo tempo.
ma conquistato l'1-0 Malotti due volte, rischia di calare il bis a stretto giro, prima con un sinistro arcuato che sfiora l'incrocio dei pali, poi con un traversone su cui né D'Andrea né Bernardotto riescono a deviare alle spalle dell'estremo difensore gialloblu. La superficialità modenese tuttavia dalla mezz'ora in poi svanisce come l'incanto, il Teramo non riesce più ad uscire come faceva in precedenza ed è una sequenza di occasioni per l'11 di Attilio Tesser. Minesso di testa chiama Perucchini al salvataggio sul suo palo, mentre Tremolada fa le prove generali al 34esimo con la conclusione al lato. In mezzo la punizione alta sempre dei Rigoni che interrompe per qualche istante una pressione costante. Minesso ancora di testa fuori e al primo di recupero è Tremolada a scardinare il fortino biancorosso con un sinistro di rara bellezza. Una spinta decisiva che all'inizio ripresa vale il sorpasso sempre col numero 32. Stavolta Soprano travolge Gunsei in area e manda il trequartista alla battuta mancina. Perucchini è battuto ed è 1-2. Un risultato che vacilla però, quando Malotti, sei giri di lancette più tardi, scarica un bolide verso Gagno, prodigioso nel riflesso che tiene il Modena avanti. Rammarico come sulla girata qualche istante dopo, di Soprano di testa, di poco alto. Qui inserisce Rosso e Cisco per Malotti e Bernardotto, Teramo che perde centimetri ma guadagna gamba, entrano anche Viero e De Grazia, ma è il Modena a sfiorare il tris a tempo scaduto con un altro non entrato, Di Paola, che centra il montante alla sinistra di Perucchini. Al triplice fischio, arrivato quando l'ultimo assalto avrebbe avuto le sembianze di un corner, si ferma ai tre risultati utili consecutivi. Per il diavolo è l'ulteriore certificazione che la strada è davvero quella giusta. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Pallavolo approfondimento sul mondo regionale della pallavolo a cura di Sergio Zappalorto. Il nostro telegiornale termina qui, appuntamento con le 19. Grazie per averci scelto.